Benvenuti a Pallanuotiamo, siamo alla terza giornata del campionato di Serie A2, quindi siamo anche noi alla terza puntata della nostra trasmissione. Tante belle partite sia a nord che a sud e grazie anche ai contributi dei vari addetti stampa e delle stesse società riusciamo a farvi vedere quasi tutte le partite, ne manca solo una all'appello. Allora, cominciamo dal girone sud dove c'è stata una grande situazione, grandi derby e quindi a sud la situazione è stata questa, Palermo, Catania 12 a 9, Messina, Crotone 11 a 9, Roma 2007, Pescara 9 a 7, Cesport, Studio Senese, Napoli, Arechi, Salerno 8 a 9, Acqua Chiara Napoli, Rai Nantes e Salerno 8 a 13 e Latina Pallanuoto Visnova 11 a 5. Questo è il girone sud. Andiamo adesso alle singole partite. Allora Walter, un campionato sempre più bello. Partite che finiscono quasi sempre punto a punto e non si sa chi sarà l'indiziata per il basso. Cioè. Andiamo a sud ovviamente prima. Sì, campionato la 2 di pallanuoto si conferma forse uno dei campionati più belli di questa pallanuoto maschile e femminile. Girone nord e girone sud sono sempre offrono sempre scontri abbastanza equilibrati. Molte partite anche in questa settimana si sono decise nell'ultimo parziale. Quindi un ottimo spot per il nostro amato sport senza pallanuoto, che queste nuove regole leggevo proprio oggi, vogliono stravolgere un po' tutte, anzi c'è una regola che secondo me darà il colpo di grazia alla pallanuoto, però questi sono altri argomenti. Ci ne parleremo la settimana prossima, dopo la settimana prossima, prima terminiamo i quattro turni e poi abbiamo una lunga sosta per esaminare queste cose. Andiamo da sud, andiamo al derby siciliano, Palermo-Catania. Devo dire, questa io l'ho vista, una partita stupenda. Due o tre volte che Palermo è andato fuori, è andato via, 4-5 gol, poi dopo è rientrato Catania. E nel finale un'ingenuità dello straniero e un'espulsione a metà vasca, diciamo molto, molto fiscale, ha dato il là al Palermo, che comunque ha meritato di vincere. Palermo, ecco, ha sofferto forse più del dovuto, però i muri antichi, come ti dissi la prima giornata a Salerno, non mi erano dispiaciuti a parte il risultato, che era un passivo pesante, però hanno dimostrato che possono giocarla fuori casa in qualsiasi partita, perché Palermo è un campo difficile, sono stati in partita fino a 6-5, poi questo break, come hai detto tu, fino a 9-5 ha dato forse un segnale forte alla partita, sono rientrati una volta, impressionante il dato dell'uomo in più, 10 su 12 del Telemans, perché è veramente un dato impressionante. E come abbiamo detto, il Telemans nella fase offensiva ha giocatori tipo Saric e Migliaccio che hanno fatto due gol in questa partita, ma anche lo stesso Fabiano, sono giocatori che in questa fase offensiva, specialmente nella caratteristica dei lunghi, possono far male. E questo 10 su 12 la dice lunga. Zovko ha cercato di trascinare i muri antichi con tre gol, anche nel momento del 9-5 fino al 9-8, 4 su 6 l'uomo in più dei muri antichi, anche questo è un dettaglio molto positivo. Sicuramente, ecco, le espulsioni date in modo generoso durante una fase importante della gara possono influire su quello che poi è il risultato, e come mi hai anche confermato tu poco fa, diciamo che comunque il Telemans sul break del 9-5 la partita l'aveva messa sul binario giusto. I muri antichi dimostrano che non c'è una squadra cenerentola in questo campionato di Serie A2 e ogni partita bisogna giocarsela al 100% delle proprie possibilità. Luigi Spinniga, il presidente del Muri Antichi, leviamo questo Famila che vi ha abbandonato. Mettiamo Copral che già vi sostiene. Insomma, io ho visto una gran bella partita, non mi sembrava la partita tra i primi e gli ultimi, anzi devo dire che il tuo allenatore recriminava abbastanza, credo, a mio avviso anche forse un pochino anche a ragione, però è una gran bella squadra la tua, anche se è ancora ferma al palo. Ma noi siamo una squadra come da tradizione molto giovane, in crescita,
obiettivamente oggi abbiamo fatto molte cose bene, qualcosa meno. Ci siamo sentiti alla fine un po' così, un po' di troppo, nel senso che quando in un minuto e 40 prendi 4 controfalli e 2 espulsioni contro una squadra di qualità, voglio dire, la partita comunque non può che finire in questa maniera. Speriamo solo in una giornata, diciamo così, storta, non nostra, dico in parte nostra e non solo, però alla fine siamo in crescita, contiamo dalla prossima partita di iniziare a raccogliere i punti che meritiamo, anche perché i ragazzi allenano tanto, l'allenatore, lo staff è sul pezzo giorno dopo giorno, non lasciamo niente al caso. Sicuramente vogliamo iniziare a fare un campionato, diciamo, secondo le nostre aspettative. Ecco. Ti aspetta un altro derby? Sì, ci aspetta un derby, stavolta in casa, una ottima squadra che conosciamo perché ci alleniamo spesso insieme, però voglio dire, i derby sono derby, il mercoledì è una cosa, il sabato è un'altra cosa, per cui insomma contiamo in casa nostra di iniziare a costruire la nostra salvezza, sinceramente. Io mi convinco sempre di più che questa A2, soprattutto Sud, possa essere 1-1 senza stranieri. Ma la A2 Girone Sud è veramente un campionato di altissimo livello, si sapeva già, si sta confermando in queste prime settimane, ci sono dei motivi ovvi, ma voglio dire, è troppo lungo da spiegare, però va bene così. È chiaro, noi un altro anno avremmo voluto, visto che abbiamo una squadra molto giovane, essere un po' più sereni, un po' più tranquilli, nel senso affrontare un campionato magari con meno assilli, però meglio così, significa che dovranno crescere in fretta questi ragazzotti. Certo, poi c'è questa pallanuoto che cresce in Sicilia, poi ci sarà questo nuovo appuntamento con la nazionale il 29 gennaio. Qui i nostri amici palermitani con Marcello Giliberti in testa sanno veramente far bene, sanno lavorare, sono coinvolgenti, sono molto cari e devo dire sono maturi a tal punto da ormai essere un punto fisso, diciamo, degli appuntamenti della nazionale. Ricordiamoci che Campagna, a proposito della partita precedente, definì questa piscina una forse la più accogliente che gli è capitato nella sua gestione. Questo deve avere ovviamente un premio, e il premio è quello di continuare a dare fiducia a questa splendida città e questa splendida società. Un calcio poi affido al termine della derby con la Telimar qui a Palermo, partita che la squadra ha perso, ma che io ho visto una grande partita, non tra una prima e un'ultima in classifica. Guarda, dire che sono arrabbiato è poco, ma perché non credo che sia sotto gli occhi di tutti certe situazioni, cioè non sono ammissibili, si può perdere la partita, loro sono sicuramente migliori di noi sulla qualità della squadra, sul roster che hanno, però io credo che oggi a decidere la partita sia stato qualcosa di diverso. E questo secondo me è la cosa triste. Poi noi ci prendiamo la sconfitta e ce ne andiamo a casa, ma credo che non si può, veramente. I ragazzi non posso rimproverare niente, sono impegnati alla morte, hanno fatto tutto quello che potevano, però è difficile giocare in queste condizioni. E dicendo questo, credo che non me ne sia accorto solo io, perché sennò sono un visionario. Diciamo che è stata qualche espulsione, diciamo, abbastanza severa, come l'ultima. Decidi la partita a 1:30, siamo sotto di 1, di 19, decidi su un'espulsione a centrocampo che non hai fiscato tutte, non hai fiscato una in tutta la partita. Io però mi sembra che la partita è andata via nel momento in cui il tuo straniero, il 5, si è fatto mandare via in maniera stupida quando stavate recuperando la partita. Da meno 2 si è passato a meno 4. Poi sei tornato in partita. A maggior ragione abbiamo fatto una grande partita, perché siamo andati sotto, ci abbiamo messo i nervi, la voglia, abbiamo recuperato in una condizione difficile. Poi lo straniero è come un giocatore, può sbagliare un qualcosa. Certo. Ma ha allontanato solo la palla, è accorto che ha fischiato, questa è stata la realtà, che non ha sentito il fischio dell'arbitro e ha allontanato la palla. L'arbitro in questo caso è stato fiscale, ma giusto. Certo. Ma giusto. In altri invece non mi è sembrato. Però guarda, adesso se uno si lamenta degli arbitri sembra la stessa forza. Certo. Io è la terza partita che dico che va bene, Morendighi va bene, ma così non mi piace perdere, a me onestamente. Io perdo volentieri. Certo. La prossima ci abbiamo un altro derby, che il calendario è stato impietoso nei nostri confronti.
però noi siamo qua, se la squadra lotta io sono contento, possiamo anche perdere. Io dico perdiamo se gli altri sono più bravi, oggi non lo so sinceramente, onestamente. Sicuramente il Teramo è una grande squadra, vi faccio i migliori in bocca al lupo, sì. È una squadra di livello, ma credo che oggi Murdichi non ha sfigurato. Andiamo all'altro derby del sud, che più sud non c'è, Messina-Crotone. Nel girone, sud quest'oggi, tranne Roma-Pescara. Sì, il Messina era una partita che doveva vincere perché comunque era uno scontro tra le promosse. È iniziato subito bene il primo parziale 4-2, trascinati da questi 4 gol di Cusmano e Sacco, anche Klikovac 2 gol. E poi la partita sostanzialmente è stata equilibrata per gli altri tre tempi, perché anche i parziali lo dicono 2-2, 3-3, 2-2. Forse non è mai stato non è mai stata in discussione la partita, perché è stato sempre avanti il Messina, il Crotone sempre a rincorrere e alla fine ha pagato. Spadafora ancora 3 gol per il Crotone, e quindi questo ragazzo sta facendo delle ottime cose. Si aspettano i gol anche dello straniero Marcoc e di Perez, però il Crotone deve iniziare a fare punti. Gli è caduta in testa anche la tegola Baraldi, dove preferisco non esprimere alcun commento, perché non merita alcun commento secondo me, e quindi dalla prossima settimana il Crotone testa sotto iniziare a fare punti. Il Messina in casa sarà sicuramente una brutta casa da velare, e quindi il risultato è questo qui. Il primo tempo è stato fondamentale come parziale. Andiamo a Roma, dove si è giocata una bellissima partita, anche qua decisa nel finale da due bellissime reti di Faiella e Vittorioso. Cinque gol di Faiella, che ha trascinato la Roma. Questa vittoria è importantissima, che dà grande morale e convinzione alla squadra di Ciocchetti per il proseguo del campionato. Sì, è stata decisa nel quarto tempo, come hai detto tu, gol di Faiella 8-7 e Vittorioso 9-7 hanno chiuso la gara. È stata una gara molto grintosa, piena di carattere, che due squadre che molto attrezzate a livello agonistico e molto offrono sempre gare molto intense. Il Pescara è il primo stop stagionale dopo il pareggio con la Cesposta a Napoli e la vittoria bellissima con la Larinante e Salerno, e non è riuscita a ripetersi in questa partita contro la Roma, in un campo comunque difficile come tutti quelli del girone sud, infatti lo dimostrano le tante vittorie casalinghe oggi di questa settimana. Uomo in più 2 su 8 la Roma e 1 su 8 il Pescara, più un rigore. Comunque è stata una partita fondamentalmente molto agonistica, ma molto, con molto agonismo, ma fondamentalmente corretta. Andiamo nei derby campani, che tu hai visto, quindi andiamo a vedere questo Arechi infallibile, 9-8 sulla Cesport. È Corsara in terra partenopea, l'Arechi, in quel di Casoria ha tirato fuori una prestazione importante, veramente una bella gara, 3-6 a fine secondo tempo, e questi 3 punti valgono doppio. Siani e Gregorio, 3 gol a testa, questo ragazzo proveniente dal Posillipo, Gregorio veramente sta dimostrando di essere un buon giocatore di grosse prospettive, e infatti ha messo a segno 2 superiorità numeriche in una fase importante della gara, quando il Cesport si faceva sotto. Cesport è stato sempre inseguito, perché 6-3 a fine secondo tempo, sai, ti mettono quella pressione addosso in una gara che fondamentalmente devi vincere per muovere la classifica in proiezione futura, e ti ritrovi poi 6-3, anche se si è portato su 7-6 a fine terzo tempo, ha pagato poi questo scotto di stare sempre dietro, nonostante poi un'ottima superiorità numerica, 4 su 8 della Cesport. Anche la Rechi 3 su 8 ha fatto bene sull'uomo in più, ma la Rechi, ti ripeto, ha fatto un'ottima prestazione, anche Mattiello 2 gol, veramente un'ottima prestazione.
Alla fine la Cesport ha avuto anche la palla del pareggio in un contropiede agli ultimi 30 secondi. Simonetti purtroppo, non ha, purtroppo per il Cesport, non ha preso la porta e niente. Quindi la Reghi credo meritatamente ha portato a casa questi tre punti, perché la Cesport ha giocato molto meglio nella prima partita col Pescara che ha giocato a Casoria. Da rivedere alcune situazioni in fase offensiva della Cesport, però sicuramente chi di dovere sa dove andare a lavorare. Ancora una vittoria in trasferta salernitana, questa volta è la Rari che ha violato il campo dell'Acqua Chiara. Eh sì, le salernitane hanno fatto bocchino pieno a Napoli in questo weekend, anche se l'Acqua Chiara ha fatto tre tempi di ottimo livello, ha giocato una buona palla a nuoto sfruttando anche alcuni errori in fase difensiva dell'area di Nantes Salerno, ha chiuso addirittura, ha chiuso meritatamente il secondo parziale 6-5 al cambio campo e con tre reti dell'ex Basca. Questa era una partita di tanti ex dall'una all'altra parte, Ciupic lungo, Sanchez e Scotti Galletta dalla parte dell'area di Nantes Salerno. E quindi poi nel terzo e quarto tempo, grazie anche a un'ottima superiorità numerica, 9 su 17, addirittura 29 espulsioni in questa partita, personalmente mi è sembrato un po' eccessivo, anche perché stiamo parlando di una partita che sostanzialmente è stata abbastanza corretta, a parte qualche episodio, ma fortuito. Però visto uscire per tre falli, tre giocatori della Larinandes e due della Quattara, ripeto, un po' eccessiva. Alla fine sembrava quasi che ogni azione si giocasse, cioè sembrava, alla fine ogni azione si giocava in superiorità numerica e si aspettava il fischio dell'arbitro che puntualmente arrivava. Terzo e quarto tempo sono uscite le qualità della Larinandes e Salerno con lungo 4 gol, un parziale di terzo e quarto tempo di 8-2, quindi 2-5-0-3, che ha fatto sì che la Larinandes uscisse con questi tre punti. Però ripeto, l'Acqua Chiara sta dimostrando di giocare un'ottima palla a nuoto. Chiudiamo con Latina Visnova 11-5, la partita con più largo distacco. Poca storia in questa partita, Latina sempre avanti, 4 parziali vinti, 5 su 8 uomini in più, 8 giocatori al tabellino per il Latina. E la squadra di Miracchi è davvero forte, compatta, completa, e penso che con oggi, ma non con oggi, forse già dall'inizio della campionato, Danida seriamente mi espongo alla vittoria della regular season con la Reggiana di Salerno, perché veramente sono squadre formate da 13 giocatori che possono giocare in qualsiasi momento della gara e tanti giocatori che possono ricoprire più ruoli. E quindi anche questo, come detto, la superiorità numerica 5 su 8 fa capire che questa è una squadra che se ha la possibilità di mettere la palla in porta lo fa facilmente. 8-3, 10-4, 7-2 stavano a metà tempo, inizio terzo, diciamo che non c'è stata mai partita. Dispiace perché comunque reputo il Visnova una buona squadra, però può capitare di incappare nella classifica giornata no contro una squadra forte che non ti regala niente e il risultato poi non può essere diverso da quello che ne è uscito, insomma. Girone Nord, la vittoria dello Sturla in casa e quindi che si conferma matricola terribile, 12-9 sul Civitavecchia. Sori batte Brescia 9-6, poi c'è Lavagna Crociera 12-8, Camogli Torino, questa era la partita più importante, 9-7, poi Ancona che ferma il Bologna, il presidente Bologna di Marco Risso 5-3 e poi il Como che conferma la vittoria di Civitavecchia e vince per 9-7 sul Padova. Sì, lo Sturla impressionante i primi due tempi, 7-3, è una partita che ha sempre condotto in avanti, è una bella marca, 22 espulsioni, il 7-3 a fine secondo tempo ha portato subito una netta distanza tra le due squadre, lo Sturla ha portato 6 giocatori a tabellino con doppietta, quindi 6 giocatori con 2 gol e 5 su 12 uomini in più. Caratteristica importante di una squadra che
dopo la vittoria a Brescia si conferma in casa con Civitavecchia, e sai, sono iniziare così per una neopromossa è tanta roba. Ma è Civitavecchia, secondo me, che dopo la sconfitta anche in casa col Como della settimana scorsa, cade anche a Genova. Questa è una squadra che secondo me può fare tanto. Simeone 4 gol, Cenike 3 gol, forse ha pesato, forse, anche se la partita era quasi, era già chiusa, perché se 7-3 fine secondo tempo c'è poco da dire, poi Romiti espulso terzo tempo, diciamo che la gara ha preso una brutta piega per il Civitavecchia, che sicuramente dalla prossima in casa sarà pronta a riscattarsi. Ottimo 5-12 come detto dello Sturla, quindi penso che questa squadra qua in casa soprattutto sarà difficile da incrociare. E andiamo a capire quello che succede nell'altra partita tra Sori e Brescia. Ha vinto il Sori 9-6, col Sori appunto che sarà il prossimo avversario del Civitavecchia. Col Sori che a fine secondo tempo anche in questa gara 6-1, e con Essic 4 reti, presenti 2 gol, quindi due giocatori che in fase offensiva pesano tanto nell'economia della squadra del Sori. Doveva vincere il Sori e l'ha portata a casa questa gara contro il Brescia. Diciamo che sono poi squadre che alla fine, alla lunga, lotteranno per non cadere nella sabbia mobile dei play-out. Il Sori doveva muovere la classifica ed è riuscito, c'è riuscito, e quindi penso che la Civitavecchia andrà con un morale e una testa diversa rispetto a quello che può essere quando giochi sempre che sei a 0 punti e hai quella pressione di muovere la classifica. 4-5 in più, poi c'è stata un po' quella reazione del Brescia, da segnalare i 5 gol di questo ragazzo 2002 Carozzo, che come tanti giovani della squadra di Sussarello hanno grosse prospettive, come già detto qualche settimana fa. Sicuramente il Brescia deve, dopo la bellissima vittoria che fece la prima di campionato a Milano contro il Como, questi due passi falsi con Sturla in casa e Sori, che poi fondamentalmente sono le squadre con cui lotterà per non retrocedere o per non andare ai play-out, insomma, e quindi sono due risultati che il Brescia doveva provare quantomeno a giocarla diversamente. Siamo con Federico Stagno, com'è andata la partita contro il Brescia? Oggi è andata molto bene, l'abbiamo messa subito sui binari giusti, e non è stata neanche troppo difficile dal secondo tempo in poi, però sicuramente nelle prossime partite, specialmente sabato Civitavecchia, dovremo dare di più, dovremo rimanere sempre concentrati senza fare gli errori che abbiamo comunque commesso oggi nonostante sia andata bene, quindi dobbiamo allenarci forte e andare sempre più forte. Andiamo invece a fare una boccata d'aria di alta classifica tra Camogli e Torino, 9-7, bella partita. Camogli confermato che penso sia una squadra importante quest'anno, con gli innesti, dicemmo, inizio campionato. Caleogna 4 gol, dopo l'esperienza a Zecco è tornato ancora più forte e più cosciente delle sue qualità. Mister Temellini, subentrato a Magalotti, sta facendo un ottimo lavoro, ha preso un gruppo già ben consolidato, e questo scontro tra due squadre che penso battaglieranno fino alla fine, ecco, mi espongo anche adesso come ho fatto nel Girone Sud, sono le due squadre che secondo me si giocheranno le prime posizioni. Con tre punti che valgono doppio e proiettano questo Camogli in testa alla classifica, un Camogli che sicuramente ha l'organico per fare un campionato di grossa qualità. Anche il 4-8 uomini in più denota grande caratteristica in fase offensiva. Il 4-8, il 4-14 sono un segnale che questa partita il Camogli ha avuto più convinzione in questa situazione di gioco. Diciamo la bassa voce perché so che ti interessa poco per il momento. Camogli è in testa da solo. Hai detto bene, mi interessa poco in questo momento. Siamo alla terza di campionato,
queste cose qua le lascio a voi tifosi, ai tifosi che giustamente devono godere di vedere, di guardare la classifica. Io non guardo la classifica, guardo tutt'altro, guardo l'atteggiamento, guardo la voglia, guardo l'energia che i miei ragazzi mettono, che stanno mettendo dal 3 di settembre, 7 di settembre, da quando ci siamo visti per la prima volta. Restiamo in Liguria prima di andarcene, seguiamo questo Lavagna Crociera. Lavagna Crociera si è giocata giovedì. Sì. È stata una partita molto equilibrata fino all'inizio quarto tempo, infatti 7-7, con un Crociera che è rimasto in partita e voleva a tutti i costi muovere questa classifica che la vede ancora a 0 punti. E però questo parziale di 4-1 nell'ultimo tempo del Lavagna ha dato poche speranze alla squadra di Campanini. Menicocci, 4 gol, ha trascinato il Lavagna in questo derby ligure, importante perché sono sempre quei scontri diretti che poi a fine campionato fanno la differenza in classifica. Crociera che con Fulcheris e Manzoni, tripletto per i due giocatori, forse dà un segnale di ripresa a quelle che sono state le prime tre partite, un po' da vedere, però c'è anche da dire che il Crociera ha affrontato tre signore squadre nelle prime tre di campionato, quindi io penso che questa squadra alla fine, cioè, inizierà ad incanalare punti e vittorie, e lo spero pure. Lavagna 3 su 3 uomini in più e Crociera 6 su 9, ottime superiorità numeriche, poche espulsioni in un derby che solitamente, come tutti i derby liguri, sono un po' più maschi, però fa piacere perché significa che le squadre stanno migliorando soprattutto su quello che è l'atteggiamento e sul gioco, invece di pensare ad altre caratteristiche. Quindi due squadre forti e io penso che ne parleremo bene sicuramente in futuro. Usciamo dalla Liguria e andiamo fuori regione, dove Ancona ha fatto solo il derby col Bologna 5-3. L'Ancona strepitosa, in gran forma, ha battuto questo più quotato Bologna, 0 su 7 uomini di Bologna. Guarda, l'Ancona continua una striscia positiva, in realtà è iniziata nel girone di ritorno dello scorso anno, che se non vado errato incanalò 8 vittorie, fece 24 punti nel girone di ritorno ed era una media di una squadra che poteva tranquillamente ambire ai playoff. L'anno scorso fece maluccio nel girone di andata, quindi questa è una striscia positiva che viene da quelle 8 vittorie del girone scorso, del girone di ritorno dell'anno scorso, più questo inizio di campionato che, se non fosse stato per il falso falso con Civitavecchia alla prima giornata, oggi stavamo parlando di Ancona prima in classifica, Corsara a Padova la settimana scorsa. E quindi questa squadra che viene da diversi anni di lavoro con Igor Pace sta dimostrando un ottimo gioco, poi questo ragazzo in porta, ne abbiamo parlato bene già la settimana scorsa, sta veramente chiudendo la saracinesca. Il primo tempo il Bologna era andato anche in vantaggio, aveva chiuso 2-3 il primo tempo, però nota di grosso rilievo, considerando un bomber come Cocchi, il Bologna non ha fatto più gol nei restanti parziali, quindi l'Ancona 1-0 e 2-0 nel terzo e quarto tempo ha portato a casa una partita con pochi gol, però io voglio segnalare che qui ci sono due squadre molto organizzate nella fase difensiva e con due ottimi portieri, quindi non mi meraviglio di questo risultato con pochi gol, magari forse due o tre gol in più, però la gara mi aspettavo così equilibrata, con difese molto organizzate, molto attrezzate e attaccanti che facevano fatica a fare gol. L'Ancona mi fa piacere perché oggi è una bella realtà della pallanuoto e sicuramente con questa vittoria si rilancia a uno da protagonista in questo campionato. E chiudiamo con i tuoi ex giocatori, con il Padova che ha perso a Como 9-7. Commenteremo presto una vittoria di questi ragazzi, sono sicuro, perché può esserci un inizio di campionato così in sordina. Il plebiscito ancora a 0 punti insieme al Crociera, due squadre che hanno fatto i playoff l'anno scorso.
Sicuramente la partita di Como è stata una partita con due facce, perché due volte, perché è partita alla grande il plebiscito, è andato in vantaggio 0-3, 1-3 del Como e un rigore sbagliato da parte del plebiscito. C'è stato poi quel contraccolpo psicologico che conosco bene questi ragazzi, che spesso hanno. C'è da dire che però di fronte al Como, come ha detto già in passato, è una signora squadra, una signora squadra. E quindi l'ultimo parziale di 4-1 segnala che una squadra preparata fino alla fine della gara. Due gol di quelle carta uomini pare hanno fatto un po' la differenza in quel break finale, perché alla fine c'è anche da dire che a fine terzo tempo il plebiscito era ancora in vantaggio. Però l'ultimo parziale, 4 su 8 da parte del Como, uno in più, ha dato fine a una partita che secondo me del plebiscito meritava qualcosina in più. Sicuramente dovranno fare tesoro di quelli che sono stati gli errori, soprattutto in fase offensiva e soprattutto in alcune situazioni di uomini pari dove bisogna evitare qualche gol. E la settimana prossima con lo Stura il plebiscito in casa non può fallire, e spero che Capitan Tomasella e compagni iniziano a muovere un po' questa classifica. Bene, abbiamo chiuso qui il quadro anche di questa giornata, che è la terza della serie A2, girone nord e sud. Grazie Walter. Grazie, un forte abbraccio. Queste sono le classifiche, le potete vedere in sovraimpressione sullo schermo, e appuntamento alla prossima puntata, che è la quarta, che è anche l'ultima prima della sosta natalizia prevista per oltre un mese dal calendario del campionato. Buona pallanuoto a tutti, appuntamento a martedì prossimo.